Con le chiare indicazioni di Susan riguardo il punto in cui l'auto è affondata, il mezzo viene individuato facilmente. I sommozzatori trovano la macchina sottosopra, con i cadaveri dei bambini ancora appesi alle cinture di sicurezza. Merda. La vista delle loro manine che fluttuano nell'acqua scuote profondamente gli uomini che devono recuperare il veicolo. L'autopsia rivela che entrambi i bambini erano ancora vivi quando l'acqua li ha travolti. Beh. Michael, di 3 anni, e Alexander, di 14 mesi, erano troppo piccoli per liberarsi dalle cinture di sicurezza e tentare di uscire dall'abitacolo. Che cosa dire alla fine di questa storia? Under the sea. Dai, basta, Marco.